Al voto domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il turno di ballottaggio a Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Sulmone e Roseto. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota in Abruzzo nei 5 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti per il secondo turno. A Vasto la sfida è tra il sindaco uscente Francesco Menna, alla guida di una coalizione di centrosinistra che ha ottenuto al primo turno il 47,77% e Guido Gian Giacomo, candidato del centrodestra, con il 20,69%. A Lanciano il sindaco uscente Mario Pupillo lascerà il posto o a Filippo Paolini del centrodestra, che due settimane fa ha avuto il 49,77%, oppure al candidato sindaco del centrosinistra Leo Marongiu, che ha ottenuto il 42,18% delle preferenze. A Francavilla al Mare si sfidano al ballottaggio Luisa Russo, candidato sindaco del centro-sinistra, attestatosi al 48,56%, il candidato del centro-destra Roberto Angelucci, che ha avuto il 29,63% dei consensi. Uno di loro prenderà la poltrona del sindaco uscente dopo due mandati, Antonio Luciani. A Roseto, Mario Nunes, Spazio Civico, che ha conquistato il 30,65% dei consensi, si contenderà la fascia tricolore con William Di Marco, candidato del centrodestra, con il 22,13%. Chi vince prenderà il posto del sindaco Sabatino Di Girolamo. Sulmona sarà chiamata nuovamente alle urne e la scelta sarà tra il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero, che al primo turno ha ottenuto il 39,62%, e il civismo con Andrea Gerosolimo sindaco, che ha invece ottenuto al primo turno il 34,32% dei voti, ma che ha fermato la sua campagna elettorale. Il neoprimo cittadino subentrerà al sindaco uscente Anna Maria Casini. Il voto in tempo di Covid, gli elettori devono essere muniti di mascherine, igienizzarsi le mani e rispettare le distanze, regole anti-Covid che devono essere rispettate anche dai presidenti di seggio e dagli scrutatori. Rete 8, in sinergia con il quotidiano Il Centro, seguirà lo spoglio minuto per minuto a urne chiuse dalle ore 14:50 in diretta, con collegamenti dai comitati elettorali, ospiti in studio del direttore Carmine Perantuono. La trasmissione accompagnerà i telespettatori fino a l'elezione dei nuovi sindaci, aggiornamenti che possono essere seguiti anche sul sito www.rete8.it, sui nostri social come su sito e social de Il Centro.